Ciao a tutti, raga, e bentornati su Plerux Channel. Oggi, in questo nuovissimissimissimo gameplay, se ci avete, piccola parentesi, se ci avete fatto caso, in un gameplay precedente vi avevo accennato che avrei eventualmente mantenuto. Vi prego, andiamo avanti perché non ne la faccio con campane, cavalli che stridono, eccetera. Dicevo, vi avevo accennato che non avrei rifatto questo eventuale quinto gameplay, però alla fine ho deciso che, cioè alla fine l'ho riguardato, è uscito tutto sommato bene, e la videocamera anche, cioè la webcam aveva ripreso anche se era pomeriggio tardo, verso le 5 e mezza, 6 erano, e era riuscita comunque a riprendere in maniera dignitosa. Però ho detto, vabbè, su, ormai ci sto, rifacciamolo e via. E quindi eccoci qua. E stiamo risistemando questo piccolo bughettino che mi ha fatto penare non poco. Allora, con quale faccia arrabbiata? Con quale faccia... Guarda come sta ingrugnito. Vabbè, dicevo. Morgan si dirige verso la Florida, nella speranza di sconfiggere gli spagnoli vicino al lago della Luna, ma a causa di un uragano la sua nave perde la rotta ed è costretta a sbarcare a Cuba. Quindi praticamente eravamo ai Caraibi, allo Yucatan siamo arrivati e di nuovo ai Caraibi siamo tornati. Insomma, un piccolo excursus del Centro America. Andiamo avanti. E così dovremmo anche... Morgan salpò per la Florida, ma non aveva fatto i conti con l'uragano. I cavalieri non avevano mai visto niente di simile. Si abbatté con violenza sui Caraibi, riducendo le fragili colonie in rovine. Dovrà restare in carenaggio per un po' prima di poter navigare di nuovo. Non va bene. Dobbiamo salpare subito. Se vuoi andare in Florida con quella, dovrai fare a nuoto le ultime centinaia di miglia. Considerati fortunato per essere riuscito a riportarla in porto. A proposito di uragani. Bene, bene, Morgan Black. Vedo che il nuovo mondo non ti ha ancora fatto fuori. Cos'è questa storia della Florida? Niente che ti riguardi. Oh, andiamo. Hai affondato le mie navi migliori. Un minimo di civiltà me lo devi. Cerchi la flotta del tesoro? Sì, seguiamo gli spagnoli, ma non vogliamo il loro oro. Se ci porterai in Florida, è tuo. Mi piace l'idea. Voi cavalieri tenete occupati gli spagnoli mentre io mi porto via il bottino. Sì, mi piace, ma non so se tu sei Guardate all'altezza. sotto come E sono fatte tu? bene. Quei tuoi pirati sono troppo sciatti e denutriti per opporsi a un esercito di conquistadores. Hai ragione. Tuttavia, ancora non mi fido di navigare con dei cavalieri. Forse lascerò che tu e i tuoi uomini veniate con me, ma prima dovrai dimostrarti all'altezza. Bene, adesso dobbiamo fare un po' di missioncine per... Dimostrati degno di navigare con me prima Esatto. che io parta e ti condurrò in Florida. Facendomi un nome su queste isole, farò colpo su Blitzy. Devo trovare il modo di costruirmi una reputazione. L'uragano ci ha spinti talmente fuori rotta che non riceveremo mai i rifornimenti da Malta. Signore, i nativi stanno attaccando dei coloni locali. Dovremmo proteggerli. Dicevo, stiamo rifacendo questo gameplay per, boh, non lo so perché mi va oggi di riregistrare, quindi ho detto vabbè. Già che ci sto, andiamo avanti. Ok. Grazie amici, qualsiasi cosa vi serva all'Avana sarete i benvenuti. Le cerbottane non sono efficaci contro la cavalleria. Dobbiamo costruire una scuderia e addestrare altre unità. Sì, però prima facciamo un po' di civili, Che dici, amico mio? Ho saputo che i caraibici hanno isolato i commerci di L'Avana dal resto di Cuba. Dovremmo proteggere quella zona e ricostruire una base commerciale. Ma facciamo attenzione a eventuali nativi ostili. Ok. La nostra nave non c'è più.
carpinteria. Anzi, sai che ti dico? Un'altra bella scuderia e poi un no. No. Vedete quello che vi dico, raga? Mannaggia, che palle. Io giuro, non riesco a trovarla l'impostazione che mi permetta di non selezionare i civili quando seleziono le unità militari. Oh, che fastidio che mi dà, veramente. Mannaggia. Ma c'ho bisogno prima dei cavalieri sal cazzo. Però prima. Quindi andiamo un attimo. Vediamo un po' di fare cose. E poi. Ci abbiamo comunque 20 minuti per raggiungere quanto di esperienza? 8.000 punti, vabbè. Ok, aspetta, sbrigati a farti scuderia però. Ok. È solo 4 ussari. Anzi no, intanto me li faccio perché sì. Intanto me li faccio. E teoricamente dovremmo riuscire ad arrivare a 2.40 prima che finiscano. E quindi possiamo fare 4 ussari. Meglio di niente. Meglio di niente, raga, meglio di niente. Ok, perfetto. Perché così già ne ho 2 e siamo a 3, 6, perché 4? Ah sì, vabbè, scusate, mi sono un attimo confuso io, però intendevo dire quello. Ok. Ma andiamo da loro e iniziamo a fare un po' di danni. Eccala, il danno ovviamente pure al guardiano del tesoro ci voleva, no? Così, 50 punti esperienza e male mai non fanno. Andiamo, ammazziamo questi, però siete un po' stronzettini voi, eh. Stiamo in mezzo al fuoco incrociato, non per dirvi nulla, nulla. Vai qua tu. Qua, al centro. Ok. Bene. Dovrei riuscire a fa. Dondate! Mamma mia, veramente assurdo. A volte è un po' dura di comprendonio, eh. A volte. Ma gliela faccio? Oddio. Con quale difficoltà però ce la sto facendo?
Ogni istante della mia vita è un'agonia. Come ti capisco, amico mio, come ti capisco. Basta cazzo, è fase commerciale, basta. Mamma mia. Allora, poi. Mi servono tizi. Ho saputo che hai fatto un gran bel lavoro qui, Borg. Ora voglio un favore da te. Ok. A questo ragazzo nativo serve un passaggio per tornare dalla sua famiglia su quell'isola. Dove sta? Ah, eccolo. Ok. Yeppos. Vai, vai. Però prima vorrei fare... Ah, eccoli. Stanno qua. Andiamo un attimo a esplorare di qua prima. Ecco qua i cavalieri di rinforzo. Mannaggia la miseria, il cibo. Questo è morto, sti cavoli. Vediamo qua cosa c'è. Ok. Beh, un'altra missioncina. E la riportiamo, li riportiamo qua. Andiamo di qua, vediamo un po' cosa c'è. E oh, abbiamo finalmente, possiamo fare qualcosa. Ok. Oro rubato. Dovremmo inviare dei coloni a recuperarlo. Ok, andiamo sti coloni a prendere la roba. Mo' appena muoiono questi, se però mannaggia voi. Dai, su. Su ragazzi belli, dai. Ok, mandiamo questi. Su 5. Sti cazzi. Non mi ero accorto. Mettiamo questi 10-11 a prendere l'oro. E poi di qua uno e basta, che poi ovviamente non c'è più altra cosa. Facciamo adesso questa cosa bellissima con questi. Tu pure dai, vieni. E poi andiamo qua, che qua credo ci sia il raggiungici e male non fai. Eccoli qua. Questo muore, dobbiamo aspettare pure che palle. Pure per lui ogni istante della sua vita è un'agonia. Ok, questi hanno finito? Avete finito? Bene, tornate qua a raccogliere la roba. Ce n'era un'altra? Ah, infatti. Dai, su, rivivisci.
Niente, non è ancora crepato. Vabbè, raga, è ancora morto, comprendevo di. Aspettiamo. Aspettiamo un attimo, ma magari ecco, nel frattempo ci facciamo un po' di esercito. Bicchiere o rudelero? Ai ai ai. Aspettiamo questi Rodeleros e poi dopo andiamo tutti insieme. Nella speranza soprattutto che sia tornato in vita. Sto nativo. Ecco, andiamo a vedere. Preparato? Sì. Oh, non sei più in agonia. Bravo. Ah, camera insufficiente, abbiamo raggiunto il cap. Va bene, va bene, va bene. Allora, entrate. Bene, e avvicinatevi qua per adesso, perché così facciamo arrivare quest'altri. E poi siamo quasi a 7500, Top. E andiamo. Guarda che devo costruire un'altra. Andate qua. Non so se devo costruire una base commerciale, ma penso di sì. Vabbè. Morgano Black. Continuate, uomini! Tra 10 minuti Lizzy salperà. Ah, oddio, non... perché non l'ho selezionato? Oh, vabbè. Ah, Morgan Black, ti sei fatto un nome qui nei dintorni. Non vedo questo giovane guerriero da quando era un bambino. Dato che hai aiutato la mia gente, io aiuterò la tua. A sud, uomini armati di artiglieria si sono impadroniti di un manufatto sacro. Recuperalo, e i caraibici non attaccheranno più il tuo villaggio. Questi guerrieri ti aiuteranno. Ok, andiamo a vedere. Ah, eccolo qua. Ok, abbiamo distrutto. Questo cos'è? Un manufatto sacro caraibico e più di 500 punti esperienza. Vabbè, niente di eccezionale, insomma. Dove sei tu? Vengono per tu sempre, raga. Ok. Bene. Adesso possiamo andare. Stiamo a 20 minuti di registrazione. Abbiamo finito prima di quanto mi aspettassi. Posso.
abbiamo finito prima del previsto. Vabbè, mo vediamo. Eventualmente iniziamo il gameplay successivo e poi dopo lo spezziamo. Non lo so, mo vedo. Vabbè, però io qua effettivamente ho finito, andiamo. Cattivi. Ai ai. Morgan Blake, fai salire a bordo i tuoi uomini. Ti condurrò in Florida. Abbiamo vinto. Vediamo un po' se possiamo scegliere altre carte. Sì, possiamo scegliere altre carte. E direi di prendere i lancieri, che possono sempre essere utili. Allora, raga, siamo a 21 minuti di registrazione. Però diciamo che per no, più che altro, allora, per una questione di semplicità, perché da quello che ricordo, ovviamente adesso siamo tornati al paro, nel senso, adesso sto semplicemente andando a memoria, e il gameplay successivo, insomma la missione successiva della campagna, se non ricordo male, è un po' lunghetta, e quindi mi darebbe fastidio spezzettarla, insomma, e quindi niente, questa era la quinta puntata. Ci vediamo al prossimo gameplay, lasciate un bellissimo like, commentate, condividete se vi è piaciuto e iscrivetevi per restare aggiornati. E giusto, finora non l'ho mai detto, quando vi iscrivete cliccate sulla campanellina, così vi raggiungono le notifiche, così vi arrivano le notifiche quando posterò un nuovo video. E niente, ci vediamo al prossimo gameplay, ciao ciao!